Luigi Gallo, che abbiamo al telefono con lui e con noi, anche lui insegnante di scuola secondaria superiore con una laurea in ingegneria informatica e del Movimento 5 Stelle, il responsabile della scuola. Buonasera Gallo. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Allora Gallo, nessuno ci ha detto finora chi sarà il futuro ministro, tutti lì che insomma si tirano indietro, la Centemero si tira indietro, Simona Malpezzi tira indietro, voi dei 5 Stelle presenterete la squadra di governo prima, possiamo almeno sapere da voi chi potrebbe essere il futuro adesso, ministro? Subito, vuoi fare lo scoop? No, però se almeno voi ce lo dite, insomma a meno 39 giorni dalle elezioni, chi potrebbe essere il futuro attenzione ministro spoiler del Movimento 5 Stelle? Si prendono le scommesse, stiamo cercando di investire sui broker per avere vincere qualche scommessa in più. Viene ancora dall'università o viene dal mondo della scuola? Io credo debba essere una persona competente, quindi diciamo che finalmente ne capisca di scuola, di università, perché non ne abbiamo avuto ministri così, e anche quando abbiamo avuto ministri che provenivano dall'università avevano una visione molto elitaria, incapace di intervenire sulle problematiche reali. Non ce lo dici però chi potrebbe essere, insomma io per esempio... Ti ho dato un profilo. Io ti avanzo io le proposte, potrebbe essere Daniela Lucangeli, potrebbe essere Franco Lorenzoni che è un maestro, potrebbe essere Andrea Gavosto della Fondazione Giovanni Agnelli o un altro maestro come Marco Rossidoria che è già stato tra l'altro sottosegretario, quello non lo potete prendere perché viene dal PD, quindi non lo potete prendere, però io insomma vi ho già dato qualche idea, tenetela in considerazione anche se sicuramente ce l'avete già nel cassetto. Senti, tre proposte concrete che il Movimento 5 Stelle ha per la scuola, insomma. Poi arriviamo anche alla domanda del nostro radioascoltatore. Concrete, perché in realtà io ho letto il vostro programma. Riduzione del numero di alunni per classe, noi vogliamo portare a un massimo di 22 perché in una classe con troppi alunni non si riesce, va via la qualità e non si riesce a dare attenzione ai singoli occhi del ragazzo, ad ascoltarlo e quali sono le sue esigenze, bisogni e potenzialità. E poi una scuola che sia veramente gratuita, perché oggi non è così e comunque incominciano a esserci dei veri ostacoli anche per chi è in uno stato attualmente che non può permettersi monoreddito, famiglie che non possono permettersi tante cose. E terza cosa, una scuola di qualità che si fa anche con la formazione. Qui mi aggancio diciamo un po' alla domanda che è arrivata, no? Bisogna fare una bella scrematura degli enti di formazione per gli insegnanti e lasciare quelli con un alto profilo e retribuire la formazione degli insegnanti e così creiamo un sistema virtuoso. Questo mi pare per esempio una cosa abbastanza nuova, cioè voi volete fare la formazione degli insegnanti retribuita, dove si andrà a prendere i soldi? Sì, Gallo? È nuova in Italia, ma ricordo che in Trentino, dove io ho insegnato, è stato già sperimentato per lunghi anni e funzionava alla grande, cioè gli insegnanti facevano una formazione obbligatoria per 40 anni per 40 ore retribuita e poi potevano fare in più anche opzionale 35 ore in più è chiaro che quindi c'è quasi una competizione virtuosa tra gli insegnanti a chi riesce a raggiungere una qualità migliore attraverso la formazione. Senti Gallo, c'è una cosa che pure mi ha stupito nel vostro programma e che farà molto arrabbiare la lobby dei dirigenti scolastici. Voi insomma intendete allargare, lo dite così nel programma, i processi decisionali, cioè insomma addio al dirigente scolastico da solo che decide tutto. Com'è sta storia? Cosa volete fare? Ma guarda che non funziona il sistema aziendale che hanno calato nel corso di questi anni, prima centrodestra e adesso anche con la buona scuola Renzi, non funziona perché funziona nell'azienda, diciamolo, ma non funziona in una comunità scolastica che ha, qualsiasi pedagogista ce lo potrebbe spiegare, altri sistemi di valore, altri sistemi di funzionamento. Funziona molto di più se c'è una base cooperante, quindi bisogna creare delle equip cooperanti all'interno del
della scuola, ma non solo creare quindi queste equipe elettive che noi pensiamo che collaborano con il dirigente scolastico, ma anche dare un supporto esterno attraverso quello che chiamiamo task force educativo, equipe educativa composta da pedagogisti, educatori, psicologhi, anche mediatori culturali, come esiste anche in altri sistemi di istruzione finlandese, in Francia ci sono queste equip che supportano l'attività del docente, che non può essere demandato tutto al docente per ottenere una scuola di qualità, ci vogliono vari professionisti ed è ora che anche la scuola italiana abbia questi professionisti a supporto. Senti, ci diceva il nostro radioascoltatore, le famiglie, un modello di valutazione dove le famiglie valutano gli insegnanti, ce l'avete in programma? Non ce l'abbiamo in programma, però abbiamo una maggiore partecipazione delle famiglie, questo sì, cioè è giusto creare dei luoghi, degli spazi, dei momenti di partecipazione molto più ampia delle famiglie, anche la possibilità di genitori che possono fare delle proposte educative che vanno poi integrate dai docenti in un piano di intervento. Abbiamo meno di 2 minuti, c'è un radioascoltatore, sì. Lo prendiamo, una domanda velocissima. Vai. Ascoltatore, una risposta velocissima, poi ci dobbiamo salutare. Ciao, sta dietro la lavagna, sì, il più sintetico possibile. Più che puoi. Ciao, mi chiamo Arianna e ho 13 anni. Ciao. Che bello. Secondo me, io faccio la terza media, sì, e avrei molte critiche da fare. Vai, sentiamo. Allora, una cosa molto importante, secondo me, che si dovrebbe fare è fare rientri obbligatori 5 giorni alla settimana per tutti. Ok. Sì. E la seconda dice almeno 2, perché non possiamo farne tante, ma 2 ce le devi dire. Perché secondo me, perché anche non per forza fare ore di scuola durante il pomeriggio, ma certe volte anche altre attività. Giusto. E poi un'altra cosa che vorrei dire è che secondo me non ha senso che ci siano le prove invalsi nuove che hanno fatto, che hanno messo le prove invalsi da fare sul computer, e io questa non le devo fare, soltanto che prima non si sono assicurati che tutte le scuole avessero la possibilità di fare questa cosa. Grazie Andrea, sei molto preparato. Bravissimo. Ti invito, scrivimi Andrea via Facebook o a Radio Popolare una mail che ti voglio con me a fare la trasmissione l'anno prossimo, Andrea. Senti, ci caccia così. Grazie Andrea, sentiamo. Grazie. Gallo sugli invalsi. Gallo, il nostro amico Andrea ci dice gli invalsi, che fate voi con gli invalsi? Noi vogliamo ridimensionare il ruolo degli invalsi, cioè era prima un monitoraggio, adesso è diventato un sistema di valutazione, di etichettatura, entra addirittura dentro alla valutazione finale degli esami, quindi vogliamo ridimensionare questo aspetto. Pensiamo non più invece... il computer, quindi Andrea ci dice che insomma farle al computer è una cagata pazzesca, ci ha detto il ragazzo. A lui non piace, insomma. Sì, ma è anche perché sostanzialmente non è preparata la scuola italiana. Sarebbe ora che si inizi, diciamo, a informatizzare, a portare la banda larga a tutti, perché si chiede tanto alla scuola e poi non ci sono i mezzi per farli. Però una cosa voglio dire ad Andrea, che è nel programma, è molto importante. Noi proponiamo che i ragazzi e i bambini escano di più dalla scuola per fare delle esperienze didattiche periodiche sul territorio.